Efficienza e razionalizzazione negli interventi avviati da Pescara Energia S.p.A. partecipata al 100% dal Comune che si occupa della manutenzione e gestione di numerosi servizi essenziali della città. Quest'anno sono stati sostituiti gli apparecchi esistenti di illuminazione pubblica con tecnologia LED e importanti lavori di riqualificazione energetica hanno interessato 8 edifici scolastici. Grazie a Pescara Energia, che è una nostra partecipata, abbiamo riqualificato ormai l'estate scorsa senza creare problemi ai ragazzi, quindi il periodo estivo abbiamo riqualificato 8 scuole. Dalla prossima estate abbiamo già programmato di riqualificare altre 8 scuole, quindi nell'arco del 2021 ne abbiamo fatte 8, nell'arco del 2022 ne faremo altre 8. Il lavoro consiste nel riqualificare la scuola in che senso? Il cappotto, gli infissi, quindi ci sarà un risparmio energetico notevole in tutte le scuole di Pescara. I cittadini di Pescara stanno notando la trasformazione della città per quanto riguarda gli impianti illuminanti. Oramai abbiamo un impianto di illuminazione a Pescara totalmente nuovo, all'avanguardia. Abbiamo eliminato tutti i vecchi lampioni con le palle che creavano anche inquinamento luminoso e invece adesso abbiamo dei corpi illuminanti di grandissima qualità, di un livello molto alto, che danno una luce che fa risparmiare moltissimo. È un investimento di circa 17 milioni di euro in questa città, ma che non pagano i cittadini di Pescara, perché quell'investimento si paga con il risparmio energetico.